Sono tornato a casa in treno, loro siamo partiti un mattino e noi siamo finiti, sono al lago di Costanza, in Svizzera. Quando sono arrivato il treno non funzionava più. Allora siamo stati lì 2 giorni, poi dopo abbiamo catturato un altro treno. In una giornata e mezza siamo venuti a Como, perché lì c'era poi tutto distrutto, cioè che era un binario che andava, ma non mi è da fare il furbo. E poi a Como sono state le dute perché non c'era il mezzo per raggiungere Milano. Quando sono arrivato a Milano, gli hanno detto la colonia per l'Emilia Romagna è partita, che facevano con dei camion vecchi in qualche give, perché sai che il ponte della ferrovia a Piacenza era stato bombardato, no? E loro sono state le dute, poi dopo in quel dunque suggerì se vuoi andare bisogna andare in treno andare per da Padova andare a Ponte Lago Oscuro che là il treno passa nel Po e difatti abbiamo fatto quella linea lì, siamo andati a Padova, poi Ferrara, poi siamo andati a Bologna. A Bologna dentro lì alla caserma che dovevano stare le due e sono andati fuori, mi ha detto due o tre e io mi chiedevo un pullman da Sarsale e come andava adesso, sì. Sto lì sopra, però quando sono stato a Castelfranca, il bigliettario sempre in me, un omallasso, dice me, e bisogna che fare il biglietto. Beh, e noi tengo mia un soldo, va bene, mi fa mia un tesoro, però quando si stazione, adesso, cioè, fermavano sempre davanti al teatro Ariosto, come farà anche adesso, e gli può dentro la salsa, sono dentro la salsa e cadete qua su capo. Qui scheda mia paga il biglietto perché dice che viene dalla Germania, la mia so. E che te cosa te un imbambino, gli ho detto che vaga una casa sua, alla paga se. Dopo ci siamo imbarcati a piedi, che ce ne andò di correggio, con me che sono arrivati. Abbiamo chiesto un po' anche lì al direttore lì, della Sarsa, e lo dice, ma no, qui insomma la gente. Perché non sapeva proprio niente di niente, io della mia famiglia non conoscevo niente. E allora andiamo a casa, ma eravamo a piedi, loro si usava ancora andare a piedi. E per imboccare lì dove c'è la CM adesso, l'asso, lì mi sono fermato un momento perché ero stufo, passa una signora in bicicletta e mi ha detto, te sei figlio di Porta e Godezze, oh, ma sei in ritardo, come dire, beh, insomma, assugno adesso. Adesso dice, vaga a dire ai vostri che vengono incontro. E ho detto, allora, se conosci i miei, dimmi com'è la situazione. Dice, no, ci sono ancora tutti. E tuo fratello era appena tornato dalla Svizzera, anche lui, e allora andate a casa mia a dirglielo. E ricordo sempre la mia mamma di corsa che mi aiutò incontro, che non ne poteva più neanche lei, e l'unica volta che ho pianto. E mi è andata bene adesso, perché quanto con lavoro che piango sempre, questa mattina Luca aveva pianto via. Lì dopo è finita un po' la storia, via. Dopo vabbè, si è presi i collegamenti qui cercando il posto di lavoro, che mi era stato offerto tante cose che non le ho accettate, che poi sono tornato al mio lavoro, che era poi diventata la Giglio, le latterie cooperative riunite, che ho poi fatto gli ultimi 36 anni là dentro io.